il sostegno pieno al popolo ucraino invaso in modo criminale dalla Russia di Putin, su cui c'è stata convergenza con quello che ha fatto il governo fino a qui. È chiaro che noi non abbiamo avuto dubbi da principio che bisognasse sostenere il popolo invaso anche nel suo diritto all'autodifesa, quindi con ogni strumento di assistenza necessaria, compreso quello militare. Quello che però vogliamo dire è che non basta aspettare che cada l'ultimo fucile. Una forza di sinistra non può dismettere una prospettiva di fine dei conflitti e di lavoro per una pace giusta, alle condizioni che devono stabilire gli ucraini e non certo nessun altro per loro. Però ecco, quello che chiediamo è di vedere un maggior protagonismo dell'Unione Europea dal punto di vista politico e diplomatico, perché solo con l'Unione noi abbiamo una voce in mezzo ad altre grandi potenze che sono sulla scena. Naturalmente pensate al tentativo di dialogo strategico tra gli Stati Uniti e la Cina. Ecco, i nostri paesi soltanto, l'Italia ma anche la Germania da sola, la Francia da sola, non riusciranno a contare se non facciamo dell'Unione il nostro punto di forza. Io sono una federalista europea convinta e non voglio più vedere che davanti ad una crisi internazionale partano soltanto alcuni capi di Stato e di Governo degli Stati europei. Ci vuole un coinvolgimento forte delle istituzioni dell'Unione e un'Unione che in questo modo riesca a farsi promotrice di ciò che porta alla fine dei conflitti e di ciò che possa riportare la pace.